Siamo a Lucca in Piazza San Martino presso la Fondazione del Palazzo Esposizione in compagnia di Alessandro Romanini e siamo qui per una mostra particolare, Alfabeto Universale, che ci porta in Costa d'Avorio con Frédéric Broglie-Bouabré. Alessandro, tu sei il curatore di questa mostra singolare, soprattutto in una piccola città, anche se ricca di cultura come Lucca, una mostra che è un'apertura molto forte. Innanzitutto cominciamo dal titolo, perché Alfabeto Universale? Dunque, l'opera di Bouabré si può dire che è focalizzata sulla creazione di un alfabeto comprensibile universalmente, un alfabeto che allo stesso tempo, in qualche modo, un alfabeto visivo che lui costruisce appositamente per il suo popolo, i Betei, ma in generale a Costa d'Avorio, che dopo una lunghissima dominazione coloniale deve ricostruirsi un'identità con la maggior parte dei popoli africani. E intende farla attraverso la ricostituzione di un linguaggio comprensibile a tutti, anche alle fasce più povere, creando una serie di pittogrammi, 450 pittogrammi, che ricostruiscono e sono comprensibili a tutte le fasce etniche della popolazione della Costa d'Avorio e poi quella africana, con la finalità di creare prima un linguaggio comprensibile per tutti loro e a seguire condizione primaria per un linguaggio, diciamo, di carattere universale che permetta lo scambio e quindi la costruzione di una fratellanza e una cultura di pace. Una seconda domanda che può sorgere è perché una mostra d'arte africana a Lucca? Sicuramente, come diceva già Plinio nella sua Naturalis Historia, l'Africa ci fa vedere e ci riserva sempre grandi sorprese. Tra queste, nella preparazione della mostra abbiamo inanellato anche una serie di elementi che depositano l'arte africana a Lucca, tra cui la figura di Carlo Piaggia, che già a metà dell'Ottocento, Lucchese Doc, esplora, risale il fiume Nilo e collabora con diciamo, l'Istituto Nazionale Geografico e soprattutto diffonde moltissime specie di animali in varie collezioni etniche e zoologiche del mondo e diventa uno dei primi esploratori a diffondere. Viene celebrato a Lucca, viene numerosi esperti, tra cui Ario Bassani, il più grande forse africanista del Novecento, consulente del Louvre, viene a Lucca per scrivere un libro su di lui. Carlo Ludovico Ragnanti, altro illustre cittadino, scriverà e dedicherà, anzi, creerà una sezione nell'Università Nazionale dell'Arte sugli studi dell'arte africana, farà un grosso convegno a Lucca nel 82, un numero doppio della famosa diciamo, critica d'arte, la famosa rivista nata nel 1935. Quindi questo ci sembrava abbastanza cioè, sufficiente per poter fare questa mostra. Bouabré non è così noto, ma è un autore di grande importanza, lo troviamo tra l'altro in biennali di respiro internazionale. Quando è stato scoperto e quando l'arte africana esce dalla dimensione etnografica per avere una sua autonomia? Sì, dunque, allora, Bouabré non è così noto agli addetti ai lavori, ma lo è per molti artisti, ormai non solo africani, perché rappresenta una figura originale che spazia dalle arti visive alla letteratura, alla scrittura e alla saggistica. Però, diciamo, una scoperta, se dobbiamo stabilire un Big Bang, sicuramente nel 1989, con la grande mostra Magicien de la Terre, ospitata al Centre Pompidou di Parigi, una Parigi invasa in quell'anno dai festeggiamenti per il bicentenario della rivoluzione francese, quindi all'insegna dell'apertura del multiculturalismo, a cui abbiniamo anche avvenimenti come il crollo del muro di Berlino, quindi un'apertura verso est in Europa, ma anche l'avvento, se pensiamo sempre in termini di apertura, e la presentazione da parte di Tim Berners-Lee di Internet, quindi sappiamo oggi cosa avrebbe aperto a livello di conoscenze. Quindi sotto questi elementi carnici, all'interno di questa mostra che riunisce per la prima volta artisti occidentali e artisti africani, Bouabré e altri, Sani Camara e molti altri africani espongono accanto ai loro colleghi artisti, ma soprattutto, come hai detto te, viene superata quella dimensione etnografica che faceva sì che ogni manufatto fosse un manufatto artigianale o con finalità rituali e quindi non paragonabile all'espressione artistica creativa e astratta che era quella dei colleghi appunto occidentali. La mostra non la raccontiamo perché invitiamo a venirla a vedere, ma solo in sintesi che tipo di scelta è stata fatta nelle selezioni delle opere? Sì, in mezzo a una produzione che è data più di 50 anni di produzione
funzione, quindi quotidiana, lui data, scrive la data, segna e firma ogni singolo piccolo cartoncino che lui realizza ogni giorno della sua vita, e la scelta è stata quella di selezionare i temi che ricorrono durante tutta la sua esistenza e soprattutto quei temi che in qualche modo rispettano questa sua istanza missionaria di ricreare un alfabeto visuale universale, coerente, che senza mai un'evoluzione, perché è un linguaggio che deve essere visivo a tutti, e soprattutto quei temi che sono allo stesso tempo, e qui concludo, temi specificamente africani, quindi riconoscibili al cuore africano, ma in termini quasi junghiano, di archetipo, sono temi che toccano l'immaginario collettivo di tutte le popolazioni, a prescindere da etnia, collocazione geografica, cultura e lingua.